Decisa la destinazione di oltre 200 milioni di fondi Finpiemonte a sostegno dell'economia piemontese. Il Consiglio regionale ha infatti approvato all'unanimità dei votanti il disegno di legge 239 con 27 sì e 10 non votanti. La relazione di maggioranza è stata presentata da Andrea Piano. È un'importantissima legge per la nostra regione che trae origine da qualche anno fa quando la regione ha riconosciuto per il sistema economico piemontese 200 milioni di euro. Con la legge di quest'oggi li destiniamo alle piccole e medie imprese, agli artigiani, ai commercianti, alla sostituzione del parco mezzi desueto per i blocchi del traffico e quindi è la più grande iniezione economica per il sistema produttivo piemontese degli ultimi anni. Il vicepresidente Aldo Reschini ha replicato respingendo tutti gli emendamenti presentati, spiegando che la logica assunta è quella di finanziare poche leggi regionali per una maggiore flessibilità. La commissione consiliare comunque darà parere vincolante sugli specifici provvedimenti di spesa predisposti dall'esecutivo. Il disegno di legge approvato oggi è una toppa sopra il buco di Finpiemonte. Finpiemonte è la fidanzata della regione Piemonte, doveva essere trasformata in una banca dalla giunta Chiamparino, ma la giunta Chiamparino non è stata in grado minimamente di controllare e vigilare, sono spariti dei fondi, si è precipitosamente tornati indietro alla vecchia finanziaria e oggi 200 milioni mobilizzati per un anno tornano finalmente le imprese e le attività produttive del territorio. Noi non abbiamo assolutamente inteso bloccare queste risorse, abbiamo presentato degli ordini del giorno per far sì che queste risorse venissero destinate a delle imprese che avessero a cuore l'ambiente, l'economia circolare, ad esempio la sostituzione dei mezzi più inquinanti a gasolio con mezzi meno inquinanti. Iniettare risorse nell'economia della regione è sempre un fatto positivo. Tuttavia non possiamo dimenticare le ragioni che ci hanno portati a questo. Il più grande fallimento della giunta Chiamparino sta nel non aver vigilato, nel non aver controllato, nel non aver evitato che Finpiemonte diventasse un mostro senza controllo e che arrivasse a disperdere, o meglio, a distrarre enormi quantitativi di denaro pubblico. Questo non potrà essere perdonato a Chiamparino, non potrà essere perdonato a questa giunta e siamo certi che a breve gli elettori non potranno che ricordarlo. Dopo l'impugnativa del governo a luglio sulla legge regionale, questa legge che il Consiglio regionale ha votato sblocca la vicenda, definitivamente la vicenda Finpiemonti. Voglio apprezzare il clima di responsabilità che ha contraddistinto il Consiglio regionale nell'affrontare questo disegno di legge, che è importante perché dopo le vicende di Finpiemonte si rimettono sul sistema economico piemontese 200 milioni di euro ed è un contributo che la Regione dà per favorire la crescita della comunità piemontese.